stiamo collaborando al fine di dare appunto la libertà a questo esemplare di Caretta Caretta, che vive pressoché nel Mediterraneo, ha dei fondali pressoché fondi, profondi, e niente, oggi praticamente faremo delle riprese al fine proprio di promuovere questo tipo di liberazione, comunque davanti a dei mari che sono favolosi sul lungomare d'Aspre, che comunque hanno bisogno di assistenza soprattutto a livello di pulizie. Noi siamo un'associazione che va oltre queste attività, e quindi siamo qua appunto per dare il nostro contributo. È una grande emozione vedere la tartaruga che è stata salvata da quello che noi creiamo in mare, quindi con rifiuti di plastica, è stata salvata dal largo di Messina e poi portata a Palermo per essere curata. Questo deve essere da monito finché tutti abbiano più tutela del mare, anche perché noi nel territorio ficarazzese e di Aspra puliamo i fondali e purtroppo quello che troviamo in fondo è veramente degradante. La plastica, i fondamentali forse di questo secolo, ne produciamo tanta, viene smaltita in maniera errata e purtroppo la maggior parte di questo viene buttata in acqua. Già noi dal 2013 collaboriamo con lo zoo profilattico regionale Sicilia. E non è solo caso, diciamo, di oggi abbiamo liberato questa tartaruga, ma abbiamo avuto altri eventi. Quest'anno abbiamo preteso di averlo proprio sul nostro territorio di Aspra, quindi la sede nostra operativa, già l'ha detto lei, è su Ficarazzi, la nostra sede legale invece è a Bagheria. Il nostro compito è sulla sicurezza dell'animale, praticamente quando recuperiamo un animale lo portiamo allo zoo profilattico, dove ci sarà un adattamento, tutto un controllo particolare medico, veterinario, dopodiché sarà rimesso in territorio. È veramente un evento straordinario e unico nel suo genere, non capita da tutti i giorni liberare una tartaruga in mare dopo che è stata curata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dove c'è un centro proprio specifico specializzato per questo tipo di cure. Ma è una cosa che noi come Rotary abbiamo voluto organizzare coinvolgendo le scuole bagherese di Aspra in particolare, e vedete la grandissima partecipazione di questi ragazzi che sono veramente entusiasti ed incuriositi, e questo ci fa veramente piacere perché è una manifestazione che sta trovando un grande consenso anche nella popolazione di Aspra, devo dire che partecipa in modo massiccio. Questa tartaruga è stata presa in mare dopo che aveva ingerito dei sacchetti di plastica, ma qui il problema è anche più ampio, perché vogliamo così sensibilizzare il mondo scolastico e gli alunni in particolare alla tutela di quelle che sono le specie in estinzione, e le tartarughe Caretta Caretta, come sapete, rientrano in questa criticità, e siamo veramente soddisfatti di questa cosa che stiamo vivendo in modo molto, molto partecipato e molto soddisfatto. Questa è una tartaruga di una certa età, già abbastanza grande, grossa, pesa oltre 20 kg, quindi in grado anche di deporre le uova. Speriamo che possa ritornare qui da noi. Noi l'abbiamo tenuta in cura per un paio di mesi. Normalmente quando arrivano da noi le prime cose che noi facciamo, cerchiamo di fare una radiografia per vedere se vi sono corpi estranei o un ramo o ami, scusa. E subito dopo facciamo una terapia riabilitativa per riprendere la tonicità muscolare e quindi e muscolare, sia per ritornare nel suo habitat naturale, ma spesso questo ci serve per aiutarla a rimettersi in forza e sostenere quello che sarà poi un intervento chirurgico, che quasi sempre c'è.